Una merenda sinoera con i cittadini. Sì, beh, un momento, la campagna elettorale è anche l'occasione per fare festa. Anzi, io parto dal presupposto che il momento forse più bello per la vita di chi ama la politica, il contatto con i cittadini, la voglia di fare festa, il confronto, perché comunque quello c'è. E come dico sempre, il momento più entusiasmante è quello in cui i cittadini si avvicinano, perché comunque hanno anche il loro diritto di dire qualcosa. E il momento elettorale è il momento forse di estrema debolezza di noi candidati, quindi siamo costretti ad ascoltarli. Nel mio caso no, perché lo faccio volentieri anche quando occupo degli incarichi istituzionali, ma devo dire è un momento di gioia, mi piace condividerlo, poi sono a Rivarolo, quindi sono in casa. È particolare lo slogan di Riparolium, considerando che il candidato sindaco è candidato sia alle europee che alle comunali a Rivarolo. Sì, questo per togliere ogni dubbio, lo slogan è prima Rivarolo. Questo spiega anche la voglia di andare al Parlamento europeo, perché avendo fatto il parlamentare europeo so benissimo che occupando quel ruolo contemporaneamente a quello di sindaco sono convinto attraverso il governo regionale di fare veramente grandi cose per la città di Rivarolo. D'altra parte ci sono grandi esempi, penso soltanto al compianto Gianluca Bonanno, sindaco di Borgosesia e parlamentare europeo, purtroppo mancato in un tragico incidente. Penso all'allora sindaco di Arconate, parlamentare europeo, Mantovani. Quindi poche città hanno avuto il vantaggio di avere un sindaco parlamentare europeo. Rivarolo a questa occasione, mi auguro che colga questa opportunità. Depositata la lista che verrà presentata ufficialmente ai rivarolesi 6 maggio? Beh, la lista è depositata, i candidati, i programmi, tutto è stato depositato negli uffici comunali, tutto peraltro è stato approvato, quindi ufficialmente siamo in campagna elettorale. Il 6 ci sarà una presentazione ufficiale del programma più che dei candidati, perché i candidati ormai sono anche loro già in campagna elettorale. Io oltretutto penso di avere una lista di candidati che non penso abbiano bisogno di presentazione, anzi sarà la loro occasione magari per presentare ai cittadini il candidato sindaco. Scherzi a parte, penso che l'occasione sarà invece quella di illustrare il programma che abbiamo messo a punto, l'occasione per confrontarci ancora una volta per i cittadini e l'occasione soprattutto il 6 di tirare un po' le fila, cioè arrivare al punto di dire: ma questa città vuole veramente riprendere quel cammino interrotto o questa città ha il piacere di vivere da bella addormentata? Ecco, il 6 maggio sono convinto che avremo la risposta, l'avrò dall'affluenza, da quanti ci contatteranno via diretta, web e quant'altro, vedranno il video, e da quanti magari nel privato vorranno contattarmi. Sono convinto che arriverò alla sua grande opportunità, non la perderà. Che ti ha visto oggi la parte di